Avete presente un bivio? Sì, di quelli in cui sei costretto a scegliere. O prendi una strada o ne prendi un'altra. Non esiste la via di mezzo. Quando siamo di fronte ad una grande scelta, abbiamo due opportunità. Rischiare, ma potrebbe essere pericoloso, oppure rimanere sulla via che conosciamo, ma che forse non ci rende così felici. Io nella mia vita un sacco di volte mi sono detto questo. Lo farò domani. Fare il viaggio che ho sempre sognato? Ma sì, lo farò domani. Sistemare la cantina? Farò domani anche quello. Pensare ad un nuovo video? Stare di più con i miei genitori? Farò tutto domani. Quel domani però non arriva mai e il tempo si porta via tutto, i nostri sogni, i progetti e la vita che avremmo sempre voluto. Una cosa che ad esempio ho sempre rimandato al domani è rimettermi in forma. Quante volte mi sono guardato allo specchio e mi sono detto no, così non posso più andare avanti, devo mettermi a dieta e perdere qualche chilo. Beh, io me lo dico da quando ho 15 anni, considerando che adesso ne ho 31, vi lascio immaginare quante volte nella mia vita io abbia detto questo lo farò domani. Poi io sono un grande amante del cibo, mi piace mangiare a casa con i miei, con la mia fidanzata, fuori con gli amici, sono un buon gustaio, solo che ormai la situazione è veramente sfuggita di mano e ad oggi peso 100 kg. Tondi tondi. Ecco, 100 kg a 31 anni, di fatto sono già di fronte ad una scelta, a quel famoso bivio. O prendo la strada giusta e dimagrisco, oppure mi lascio andare e rimando per sempre l'appuntamento con la realtà. Poi una sera ero su questo divano, come adesso, e mi sono imbattuto in un video di un ragazzo normalissimo come me che ha provato a sfidare se stesso preparandosi a livello fisico e mentale per una sfida difficilissima come l'Ironman. Lui si chiama Giuseppe e ce l'ha fatta. Allora è scattata la scintilla e mi sono chiesto: e se ci provassi anch'io, otterrei gli stessi risultati? Ed è così che ho creato Nada Más, la mia prima web series dove una persona normalissima prova a vivere la vita da atleta per un anno intero. Il mio obiettivo? Rimettermi in forma attraverso lo sport ed entrare in terza fascia nella classifica di padel, una delle mie più grandi passioni. Lo so, sarà difficilissimo soprattutto per il mio stato di forma e anche il mio livello di padel che è abbastanza discutibile, ma non sarò da solo. Sono riuscito infatti a convincere tre professionisti che mi accompagneranno durante quest'anno. Il primo sarà Alessandro Tinti, che curerà la parte tecnica relativa al padel. Alessandro non credo che abbia bisogno di presentazioni, ex campione italiano, tra i giocatori più forti di padel che abbiamo in Italia. Pensi che ce la facciamo? Ce la facciamo, ce la sarà facciamo. Sarà tosta però, sarà tosta. Ce la facciamo però. Grazie, grande Ale. Per la dieta ci penserà Mario Ciarnella, nutrizionista tra i più apprezzati della capitale, che segue tantissimi atleti nel mondo sportivo, come ad esempio Fabio Fognini. Questa è la tua adipometria addominale. Tu ad oggi, il tuo consumo energetico di riposo non è per niente adattato, cioè non è stallo, cioè funziona. Allora, quindi è una cosa positiva, diciamo. Sei pronto per dimagrire. Per la parte fisica invece ci penserà Riccardo Piras, preparatore di Alessandro Tinti e di tanti, tanti altri giocatori nel mondo del padel. Dai, quanto stai? Sei basso. Fa male sì, oh. Deve far male. Tutto deve far male qua. Ho finito, Forza, ragazzo. Insomma, per una volta nella vita ho deciso di fare sul serio, di prendere la strada giusta e percorrerla, insieme a voi. Già, perché tutto quello che farò quest'anno sarà ripreso e pubblicato su YouTube. Mi piacerebbe aiutare tutte le persone che si trovano nella mia stessa situazione e dimostrare che attraverso lo sport e una sana alimentazione ogni obiettivo è raggiungibile, anche per le persone come me, non abituate a una vita d'atleta. Ovviamente ragazzi mi servirà tutto il vostro supporto perché per ogni grande sfida ci saranno sicuramente grandi difficoltà. Ma aspetta, forse quello era il potere, da ogni potere nasce la responsabilità. Vabbè, avete capito, servirà costanza, spirito di sacrificio e tanta, tanta disciplina. Nada más. Io sono pronto. E voi?